Ciao a tutti ragazzi, sono Omicron X e oggi sono qui per parlarvi del quinto programma della mia serie, chiamata I programmi di Omicron X, e quella precedente di puntata era su ABCoder, che è un programma per cui si criptano dei file in modo che non siano leggibili se non inserendo una password. Quello di oggi è un po' simile come video, tranne per il fatto che con questo programma non criptiamo dei file, ma diamo dei privilegi a una cartella per cui possiamo accedere solo se una password. In pratica è come dire, mettiamo una password a tutta la cartella. L'utilità principale di questo è il fatto che così non possono nemmeno vedere cosa contiene la cartella, che è molto comodo. Allora, partiamo. Per prima cosa scarichiamo il programma chiamato MyLockbox da qui, vi lascerò il sito. Scaricate qua, sarà un downloader. Premendo su quello là scaricherà un file.rar, che è questo qua. Aperto questo, vedete c'è un'installazione, ci mette circa 3 secondi, date doppio clic qua, installate tutto. E vi verranno fuori questi due amici qua. Allora, abbiamo MyLockbox e MyLockbox Control Panel. Praticamente sono la stessa cosa, ma non importa. Possiamo anche chiudere questo file rar. Ok. Scaricato quindi tutto, abbiamo questi due qua. Avremo installato. Voi aprirete, doppio clic, se non ve lo apre, cosa che può succedere nelle prime volte, fate esegui come amministratore e lì ve lo apre. Eccolo qua. Adesso, vediamo, uno deve inserire la password per prima cosa, no? Qua c'è la hint, che è praticamente il suggerimento, se non se la ricordasse. La prima volta vi chiederà di mettere una password e fatto quello premete invio. Ok, qua vediamo la cartella che possiamo, diciamo, lockare. Questo qua è un percorso. La cosa interessante è che vedete in questo momento qua lo status è sul locked, quindi è bloccata. Se io vado in quella cartella là, che dovrebbe essere qua dentro, come vedete, Universal Folder, qua dentro, si chiama Protected, io quella lì non la trovo qua, anche se faccio aggiorna. Semplicemente non c'è. Non si vede, che già questa è una cosa bella. Adesso, per prima cosa, uno può fare set. Vedete? E può settare un'altra cartella. In questo caso io non lo faccio, mi tengo quella là. Remove, toglie questa cartella. Open, la apre. Ora che l'abbiamo aperta, vediamo cosa c'è dentro. Ci avevo messo dentro questo qua, con scritto ciao. Niente di che. Però la cosa carina è che non la vedi. Vedete? E quando uno la apre, fa su unlocked. Tant'è che anche da qua in teoria noi potremmo vederla protected e interagire. Quando vogliamo poi ribloccarla, premiamo di nuovo su lock ed è bloccata. Altre cose interessanti, beh, vediamo. Allora, simple, praticamente togliete quella roba sotto. Unlock la sbloccate in modo che sia visibile. Lock la bloccate. Qua abbiamo visto tutto. Vediamo nelle avanzate. About, vediamo un po' di informazioni di questa cosa qua. Si può fare l'update, cioè vedere se ci sono aggiornamenti, per ora si è a 2.9. Opzioni, si vedono la skin e quella del Christmas, ce ne sono un po'. A me piace questa qua, sono un po' dark, lo so. Oppure un'altra carina, questa qua, Wood, così. Va bene, poi si può aggiungere a Windows Explorer Contest al menu, cioè adesso faccio vedere. Praticamente si apre una cartella a caso, che ne so, torniamo a quella là, no, Protected non c'ho voglia. Facciamo, boh, questa qua tipo. Uno fa tasto destro e puoi fare Protect with my lockbox. E con così la proteggiamo. Oppure questo blocca le cartelle, quelle che sono ovviamente tipo questa qua Protected quando il sistema va in ibernazione. Oppure blocca dopo 10 minuti di attività e puoi salvare le modifiche. Notifiche, io questa l'ho tolta, ma non mi ricordo più cos'è. Ah, play sounds, sì, ma sono un po' di cacate delle notifiche. Hotkeys, con questo qua c'è, per aprire il control panel, è control più maiuscolo più P, e questo qua è il control panel, praticamente. Cioè, che è la stessa cosa che se premiamo qua, praticamente. Sempre, più clic non va, allora, esegue l'amministratore. Vedete, sempre la stessa cosa. Control panel è sempre questo. Password.
si può cambiare la password, deve mettere la password corrente, due volte la nuova password per confermarla e un suggerimento. Qua ci sono i processi che permettete, cioè praticamente qualche processo che non ha bisogno di usare la password per entrare. Updates, qua ti dice ogni tot fa questo, cerca gli update, e Pro Edition, si può comprare una Pro Edition che vi dà più vantaggi. Boh, questo è tutto, io adesso ovviamente torno qua, anche se quella carta lì non serve a niente, non importa, rimetto. Come vedete potete mettere anche password molto lunghe, che tanto ve le prende comunque. Vedete? Così aprite con My Lockbox, aprite soltanto la cartella, mentre col panel entrate direttamente, cioè nel pannello appunto. Vedete, è unlocked, io la locco e posso anche chiudere. E controlliamo qua, ma ovviamente se faccio aggiorna da qua non la trovo. Non la trovo. Questo è tutto, vi lascio questo link in descrizione per scaricarla. Ci sono anche l'applicazione per Mac, per iPhone, e non ho altro da dirvi. Passate dal canale, mettete mi piace e iscrivetevi, siamo quasi ai 1000 iscritti. C'è un contest, tra l'altro, che sta andando, che è quello per vincere una copia di Dota 2 e tanti altri premi che potrebbero aiutarvi a far crescere il vostro canale. Ricordiamo che la community è aperta, stanno cominciando ad arrivare dei video, alcuni molto interessanti, e niente. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!